Buongiorno professor Mac e benvenuto a Radio Moca. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Caro professore, le dispiacerebbe raccontarci un po' la sua storia? Ho paura che il suo nome non sia così conosciuto come meriterebbe. Volentieri. Io sono nato nel 1838 e morto, ahimè, nel 1916. Ho quindi vissuto una fase importante del cambiamento della fisica e di tutta la scienza, sia dal punto di vista delle scoperte che nel senso della sua epistemologia. Lei infatti è molto conosciuto però per i suoi lavori nella fluidodinamica. Beh, ai miei tempi non eravamo così specializzati come adesso. Io, ad esempio, mi sono laureato in fisica, matematica e filosofia e ho lavorato ed insegnato in tutti questi campi. In particolare, per quanto riguarda la fisica, mi sono occupato della luce e di come potesse essere utilizzata come strumento di misura. Ho inventato l'ombrogramma con cui sono riuscito a mettere in evidenza le strutture fluide intorno a oggetti che si muovono supersonicamente. In effetti, oggi la velocità supersonica è misurata in Mach, in onore a lei. Un Mach è infatti la velocità del suono. Però, mentre studiavo fisica, sono stato preso da molti dubbi. Durante la mia giovinezza imperava ancora il meccanicismo, ovvero c'era la convinzione che la natura fosse conoscibile con perfezione, che i nostri sensi fossero una specie di macchina fotografica e che il mondo si potesse spiegare sulle basi delle leggi della meccanica, applicate financo alla psicologia. Come disse Cabanis nel Settecento, l'idea era che il cervello secerne pensieri come il fegato secerne la bile e le ghiandole salivari la saliva. E invece? Io mi sono messo a studiare le percezioni e mi sono accorto che l'occhio e il cervello non erano affatto delle macchine fotografiche, anche perché se lo fossero state ci sarebbe voluto un altro occhio e un altro cervello per interpretare la fotografia e così via. Studiando la percezione ho scoperto, per esempio, che quando due zone di grigio di diversa intensità sono confinanti, l'occhio percepisce una banda chiara che non esiste vicino al confine, dovuto, ora si sa, all'effetto competitivo dei neuroni nella corteccia visiva. Anche quelle però portano il suo nome, ovvero le bande di Mach. Ho poi continuato questa indagine, sostenendo che solo le percezioni sono effettivamente rilevabili. E che quindi non aveva senso sostenere che esistessero cose che non si potessero vedere o meglio misurare. Non sono i corpi che generano le sensazioni, ma sono i complessi di sensazioni che formano i corpi. Fino ad arrivare a sostenere però che gli atomi non esistono. Sì, lo dissi nel 1897 a Vienna di fronte a Boltzmann, che invece sugli atomi aveva fondato tutta la sua teoria. Ma gli atomi secondo lei Lei li esistono? ha visti? Quello che ha visto sono misure, sensazioni. Devo ammettere che non ho mai sviscerato appieno il ruolo matematico dei modelli come strumento per guidare la ricerca. E certo il modello atomico è piuttosto potente. Io comunque dicevo che la scienza è costruzione di simboli, ossia di concetti e di leggi che non devono riflettere specularmente il reale, bensì organizzarlo in rapporto agli interessi umani. Secondo me la scienza produce finzioni provvisorie, espedienti utili all'orientamento provvisorio e per determinati fini pratici, che poi sono i vostri modelli matematici. E, come oggi voi ben sapete, non c'è un solo modello valido per tutti i fenomeni. Vede, io mi sono sempre battuto contro ogni dogmatismo e devo constatare che il mio pensiero ha anticipato e forse stimolato la rivoluzione della fisica del Novecento. Einstein mi teneva in molta considerazione e in effetti la teoria della relatività è proprio la demolizione dello spazio e del tempo assoluti di Newton. E la fisica quantistica cos'altro è se non la critica al concetto di esistenza di una traiettoria con una particella molto piccola, ovvero al fatto che l'idea di poter misurare contemporaneamente posizione e velocità era una costruzione ideologica e non il risultato di una procedura fisica? Però Einstein ha detto anche che se lei avesse portato alle estreme conseguenze la sua teoria, avrebbe dovuto supporre, come Berkeley nel 600, che il mondo non esiste e tutto è Ma sensazione. il mio è empiriocriticismo, non solipsismo. Ho paura che oggi pochi ricordino questo termine, e probabilmente solo per la critica di Lenin nel suo Materialismo ed Empirioticismo del 1909, non mi riesce nemmeno a dirlo. Lenin non era certo un filosofo, lui non ce l'aveva con me, ma con Bogdanov, suo rivale politico all'interno dei bolscevichi. Come tutta la prassi del marxismo-leninismo, i peggiori nemici sono sempre i quasi amici che possono diventare concorrenti. Questo
Così Lenin aveva paura che attraverso la critica alle sensazioni si arrivasse da una parte alla psicoanalisi e dall'altra all'idealismo religioso, mentre invece doveva esistere solo il materialismo dialettico di Engels, che poi è una teoria che non sta in piedi, almeno dal punto di vista In scientifico. che senso? Beh, tutto nasce dal problema di Achille e della freccia. Come fa la freccia a muoversi se istante per istante è in un luogo determinato e quindi ferma? Oggi è ben accettato che lo stato di un oggetto non è dato solo dalla sua posizione, ma dalla combinazione di posizione e velocità. Ma se ci pensa bene, anche nel cinema e nella televisione la velocità non esiste, nasce nel cervello proiettando immagini correlate ad alta velocità. E anche l'occhio funziona più o meno così. Ci sono persone che a causa di lesioni cerebrali hanno perso la capacità di calcolare la velocità e vedono il mondo stroboscopicamente. Ovviamente per loro attraversare la strada è un incubo. E Engels cosa diceva? Beh, lui vedeva la contraddizione tra un oggetto in una posizione, chiamata tesi, e lo stesso oggetto in un'altra al tempo seguente, antitesi, e invocava il moto come sintesi, e così via per qualsiasi altra cosa. In pratica, vedeva la derivata come la sintesi del rapporto incrementale. Beh, funziona, no? Forse in matematica, ma non certo applicato a tutti gli argomenti. Come disse Popper nel 45, se qualsiasi cosa che non si inquadri nella teoria fino a quel momento è la prova di un'antitesi e quindi può essere inglobata nella teoria stessa, allora la teoria non è falsificabile e quindi non è scientifica, ma solo vuoto idealismo. Applicava la stessa critica anche alla psicanalisi di Freud, che, guarda caso, anche lui era viennese. Mi sembra che Popper fosse molto lucido, eh? Beh, non tutta la scienza è falsificabile come voleva Popper, altrimenti, per esempio, gran parte della fisica teorica attuale sarebbe fuori gioco, ma anche l'astrofisica. Devo dire che Popper era un critico del positivismo logico, che è l'estensione, avvenuta dopo la mia morte, dell'empirio criticismo a tutto il resto della filosofia. Diceva che i suoi postulati non erano falsificabili, ovvero che non si dovesse rispondere a domande prive di senso. Però, con Popper condividevamo la necessità della concretezza delle costruzioni filosofiche e del fatto che dovessero ancorarsi a degli esperimenti verificabili. Peccato non averlo conosciuto. Guardi, non si preoccupi, quando lo intervisteremo gli porteremo i suoi saluti. Intanto la ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato. Grazie a voi per avermi dato l'occasione di parlare di cose ormai quasi sconosciute. Tanti saluti e buon lavoro. Arrivederci anche a lei.